Yes, come ve? Allora, oggi vi faccio. Non è una recensione perché non sono qualificato per fare recensioni. Comunque vi dico le mie impressioni su questo libro, che appunto è il libro Jane Eyre che ha scritto Charlotte Bronte. Charlotte Bronte, come sapete, è una scrittrice del 1800. Sì, è nata e vissuta nel 1800. Del 1800 e ha scritto prevalentemente romanzi che hanno per protagoniste drammatiche figure di donne. C'è scritto anche qua dietro. Allora, io non vi leggerò quello che c'è scritto qua dietro, ma vi dirò le mie impressioni. Vi spiegherò in modo semplice. Allora, Jane Eyre è un libro che parla, secondo me, anche leggermente, come lo scrive anche lei. Non del tutto, ma un po' anche come sua autobiografia. Almeno io l'ho interpretato un po' così. Parla appunto di questa ragazza, Jane Eyre, che quando era piccola viveva con sua zia, con i suoi genitori, che però sono morti. Qua non vi dico niente di nuovo perché lo leggete alle prime due pagine, no? Mi sto già perdendo. Ah, questo libro volevo dirvi che mi è stato consigliato da. Mi è stato consigliato di leggerlo da Vale e da Angela, dei loro canali, che comunque vedrete in descrizione o qua nelle schede, dipende da come mi girerà. Non ho niente con voi, state tranquilli, nel senso se voglio metterlo subito o no. Comunque, mi è stato consigliato da loro e sono stato molto contento di leggerlo. Iniziamo di cosa parla, appunto. Gli sono morti i genitori, allora è stata presa da questo zio, che è morto anche lo zio. Allora, lo zio ha chiesto a sua zia di tenerlo, cioè sì, di tenerlo, cosa tenerlo? Di tenerla in affidamento. Se vedete il riflesso è perché qua c'è la mia lampada, però vabbè. In affidamento, solamente che lei non. La zia non va gen. No, Jane non va genio alla zia. Quindi, dopo un po' di tempo, la manderà in questa scuola per ragazze. Come si dice? Per ragazze povere, diciamo, no? Dove imparerà a studiare, imparerà il francese, l'inglese e le varie materie. Dopo qualche anno diventerà adulta, no? E inizierà a insegnare in quella scuola. A un certo punto si stufa e andrà in quest'altra casa dove insegna appunto a una bambina il francese e le varie lingue. Cioè le varie lingue, le varie, come si dice? Oddio. Discipline che si studiavano all'epoca, quindi ricamo, cucito, dipingere, quelle cose lì. Oltre al francese, alla matematica, alla grammatica e ok. Comunque, anche lezioni, no, materie che adesso non si studiano neanche. Ovviamente era il 1800, quindi ok. E va a insegnare a questa scuola. Succederà che si innamora di questo del padrone, c'è scritto anche qua dietro. Comunque, io come ho sentito questo libro? L'ho sentito a volte delicato come un fiore. Altre volte invece era proprio forte e prorompente come il vento quando piega gli alberi, le foglie, quel rumore forte, quando la pioggia batte sui vetri che quasi vuole infrangerli, quando il fiume scorre senza mai fermarsi, quando è in piena che non vuole fermarsi. Proprio così l'ho trovata una. Un libro forte, da una protagonista forte, con spiccate qualità. Mi è piaciuto davvero tanto. Io ve lo consiglio, se volete, c'è questa versione dei mini mammut che viene, come sapete, 3,90. Se vi interessa. Il libro è composto da 408 pagine ed è suddiviso in 38 capitoli.
La fine è una fine molto classica. Ah, e poi spiega di come l'amore possa andare oltre le apparenze, di come l'amore non ha età e di come l'amore può sconfiggere tutte le cose, di come può andare oltre a ogni aspetto. E questo. Cosa volevo dirvi d'altro? Ah, che sicuramente. Sicuramente se trovo altri suoi libri o ne faranno nella collezione Mini Mammut o anche in altre versioni, sicuramente andrò a prenderne. Comunque, mi è piaciuto molto e basta. Mi sa che è il video più corto del mio canale. Comunque, spero che vi sia piaciuto. Questa recensione. Poi ho letto un altro libro di Jane Eyre. No, chi è Jane? Sì, di Jane Eyre, di Jane Austen. Solamente che Lady Susan. Susan. Lady Susan E. Watson Sandition. Scusate, ma è proprio il modo di scrivere di Jane Austen che io non capisco, cioè nel senso leggo ma non capisco. Questo lo leggo e ho capito tutto, ed era, perché è scritto anche in maniera moderna, cioè nel senso come se uno lo scrivesse in questo momento. C'è qualche parola non difficile, nel senso che è scritta sbagliata proprio. Oppure che si può dire in quel modo, ma non ne sono sicuro. O magari qualche errore di battitura, niente di grave, cioè, capito? Comunque, molto bello. Spero che il video appunto vi sia piaciuto. Fate tutto quello che volete, commentate, volevo chiedervi perché non commentate più. Vabbè, ditemi se forse c'è il blocco dei commenti, ma non credo perché io non lo metto mai. Boh, adesso andrò a vedere. Comunque, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!